Godo. 8 cubettini così? Guardate, sono dei pazzi a queste leghe basse. Aldi giovani, buongiorno, buonasera e anche buonanotte, perché no? Anzitutto io vorrei ringraziare chi ha rilasciato la patch oggi. No, cioè ieri. Perché anzitutto io voglio far vedere al volo le tre carte ritoccate da Marvel Snap con questa ultima patch. No, prima di tutto c'è... Perché no? Ok, prima di tutto c'è l'Helicarrier, raga. L'Helicarrier che adesso non riempie più la nostra mano con semplicissime tre carte casuali, ma riempie tutta la nostra mano. Quindi potete ben capire che già questa cosa ci fa ben capire che, se vi ricordate, quando abbiamo fatto il discard con il collector dell'Helicarrier, quel mazzo lì, intanto ve lo lascio qui se gli volete dare un'occhiata per farvi schiarire le idee. Quel mazzo lì potrebbe essere molto interessante per giocare in qualche modo l'elivelo. Dici tu, ma che cazzo gioco a fare? Gioco un bel discard normale. C'hai ragione, frate. Poi abbiamo la carta che ho fatto in tempo a farci il video su, ovvero il Beast. Beast, raga, boh, cambio radicale, anche perché passa da una 3-4 a una 2-2. Riprende sempre in mano le carte che possediamo nella stessa location, ma durante solo e solamente il prossimo turno, un po' come il grande cigno, no? Il costo viene ridotto di uno. Quindi cosa ci fa pensare questo? Che tutte le giocate che abbiamo fatto ieri con il mazzettino, cioè, vanno tutti a farsi fottere, per il semplice fatto che adesso il turno 5 si può fare solamente Hitwonky più Beast, no? Però non possiamo soffrire dell'effetto del cigno, cioè, perché ci sono ulteriori 3 di costo, capito? Quindi dovreste avere 8 di forza per poter giocare tutte e tre le carte, capito? Quindi, in qualche modo, non lo so, bilanciare il bounce prima che potesse mettere mani a tutto il meta. Ora, non credo. Però penso io che sia questo il motivo, anche perché, boh, non lo so. Comunque, io ripongo a voi tutta l'attenzione in questo video su questa carta qui. Omega Red adesso è diventata una bella cartina, perché manda a fanculo il suo effetto originario, che doveva avere per forza 10 di forza vincendo in quella location sopra l'avversario, per poter usufruire del suo effetto che dava 4 punti a tutte e due le location rimanenti. Ora se ne frega altamente di questa cosa assurda e mette un bel più 3 di forza a tutti gli altri campi se si sta vincendo. Quindi dobbiamo solamente vincere in questa location. Adesso è più bilanciata sta carta, può essere un attimino più utile, può essere un attimino come Shang-Chi, vabbè, frate, come Mr. Fantastic, ma come ovviamente la grande Miss Marvel, no? Dici, non è la stessa di Miss Marvel? È simile, frate, è simile. Quando mi chiedete sotto i video, cosa puoi mettere al posto di Miss Marvel? Becca questo, Omega Red. Ora, andiamo a collaudarlo subito. È il mazzo che voglio usare. Dici tu, ma perché stai facendo sto mazzo? Non lo so, frate, inizio game, dobbiamo provare cose, dobbiamo collaudare anche i mazzi un po' così che non mi convincono, ma... secondo me può regalare emozioni. L'avete visto all'inizio video, no? Lo stavo testando. La bellezza di inizio season, raga, è questa. Perché essendo a livello 75, io ancora non mi sono messo a tryhardare in questo gioco, perché me la sto chillando alla grande. Cioè, ti permette di entrare in game e vedi il ragazzo che ti snappa subito in faccia e dici tu, 8 cubettini me li fa 8, sai? Ora, come funziona il mazzettino? È un cerebro, frate. È un cerebro a 5. Abbiamo provato il cerebro a 3. Abbiamo provato il cerebro a 2. Adesso si prova il cerebro a 5. Ora, le uniche due carte che non c'entrano nulla col cerebro sono ovviamente Shang, perché Shang l'ho messo. Ovviamente si può mettere anche Super Giant se l'avete presa dalle Spotlight. E in più la Scarlet, perché, raga, cioè, ci sono delle location in cui il cerebro è veramente... inutile, come per esempio Nidavellir. Nidavellir non gli puoi giocare nulla se non solamente Cerebro e Mistica. Quello potrebbe essere una bella pensata da fare. Ora, vi voglio dire un'altra cosa. Attenzione, ragazzi, attenzione alla Scarlet. Perché? Perché io, inconsciamente, quando stavo provando il game, cosa ho fatto? In tre location in cui non c'era esattamente nulla, io ho detto, era un turno 5, via così, goliardico, io gioco... non mi ricordo che cos'era, tipo Spider-Man. Comunque, una carta a costo 3 più Scarlet, no? Mi ha messo in Nidavellir, frate. Attenzione a quello che giocate. Infatti adesso vi faccio vedere subito di quello che sto parlando. Ora vedi, Big House, no? Big House a noi non ci fa... vabbè, frate, si inizia sempre con Luca. Luca il cazzo. Vedi, vedi, vedi. Vedi quello che sto per dire io. Nidavellir, vedi. Io potrei fare subito Medusa, ma dici tu perché? Perché no? Io faccio Cerebro. Faccio Cerebro qui. Così che metti che mi mette, non lo so, tipo la Scarlet, mi fa pescare la Scarlet, la switchiamo e facciamo cose belle e interessanti. Un bounce contro comunque.
Sì, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare su questa cosa? Adesso, la cosa che voglio fare io è riuscire a prendermi queste due carte. No? Perché è vero che non abbiamo mistica, quindi non possiamo fare il doppio effetto cerebro mistica. Ma c'è da dire che abbiamo Mega Red. E metti che ci fa pescare queste due belle cartine. Sempre a Ness è concesso che ce la fa pescare. Vedi, non lo so che cosa può pescare. Ah, ma non è un bounce. Guarda, ma di che stiamo parlando? Che stiamo parlando? Ok, abbiamo Uprio. Abbiamo la Scarlet. Abbiamo la Scarlet. Molto bella questa cosa. Adesso io posso fare. Posso fare. E dico posso fare. Frate, ma la mistica me la potevi dare comunque. Medusa. E Scarlet, magari. Medusa e Scarlet, così siamo coperti, frate. Cioè, possiamo giocare veramente tante belle cosine. Stai calmo. Stai calmo, frate. Stai calmo. Ora, vediamo che location ci... Vabbè, superflu... No! Guarda, è un disastro questo. Io posso mettere anche Dr. Doom qui, però. Posso mettere Dr. Doom qui e ci abbracciamo allegramente. E basta. Solamente questo posso mettere io. Così che il 5 va qui, il 5 va qui. Qui facciamo 7 punti più i 3 di Omega Red e andiamo a 10. Quindi... Vediamo se Dr. Doom ci può salvare la partita. Dimmelo, frate. Vabbè, ma è un bot, dai. Cioè, però, al di là che sia un bot, questa partita ci ha fatto capire che basta anche uno Scorpion per far sì che tutto il mazzo, tutto l'engine del mazzo se ne va a farsi fottere. Quindi, potete ben capire che non si sta parlando di un mazzo meta. È un mazzo per provare a vedere se questa cartina... con il rework che è stato fatto può essere messa in qualche altro mazzettino interessante, magari più avanti. Tu che sai che gli prende il gioco e dici oh, il Cerebro 5 diventa me. È un meme tutto ciò, dai, è un meme. È letteralmente un meme tutto ciò, dai. Ma è un hot location? Non lo so se è un hot location questa cosa. Dammi mistica. No, ok. Io così a vuoto ti devo fare Cerebro. Così a vuoto devo fare Cerebro io. Facciamolo. Devo dire. Facciamo Cerebro qui e vediamo. Dammi mistica, frate, fammi... Dai, fammi felice, fammi felice. Non mi ha dato neanche la Scarlet. Sembra veramente lo stesso mazzo... Sì, lo stesso mazzo. Lo stesso game dello scorso, a questo punto. Posso dire. Io vorrei sfruttare sto Miles Morales in qualche modo con la Silk. Però Mega Red lo devo giocare, frate. Lo gioco ora oppure non lo gioco più. Dammi la mistica adesso. Ma gioco Miles qui. Che me lo gioco a fare Miles qui? Cioè, vedi, facendo una roba del genere con Nita Velir, io non posso neanche giocare il mio Shang. Perché poi diventa costo 8 e il Cerebro gli va messo l'effetto da lui. Capito? Pochine nude tutto ciò. Adesso sai che faccio? Faccio una bella cosa. Gioco solamente Miles Morales. Solamente Miles Morales. Io sto pensando al turno 6, frate. Oh, c'è da dire che lui c'ha Prio, quindi io potrei fare anche Silk qui e vincere. Il problema è come vinco io qui. Oddio, come vinco io qui? Vinco così. Ma sai che... Sì, frate, è l'unica play che posso tentare di fare, sai? Io penso che lui mi gio... Dici no! Ok, ha scartato solamente lì. Va bene, frate. Va benissimo così. Ma non penso... Ma basta? Ma non basta? No, frate, per un punto... Omega Red, guarda qui, ci ha salvato il game. Ha salvato il game, frate. La carta più bella del gioco. Però cazzo, è stata utile sta Omega Red, raga, unexpected proprio.
Oh, vedi, adesso questo dovrebbe essere un game interessante, sai? Così, a pelle. Bello il party look, sai? Io posso fare subito la silk. C'ho prio, sì. Perfetto, giocami su Wakan. Bello. Dammi sul party look. Vabbè, tanto, ovviamente, giocando qualcosa la silk se... Ora. Spider-Man dove lo gioco io? Non lo gioco. Faccio così, faccio Medusa, ma la riprendo in mano e poi la gioco su ovunque, fra le tattiche. Esatto, ridammela, grazie. Ora tu giochi Zabu e tu giochi Agente 13. Disastro, eh? Disastro. Disastro. Quello che vorrei fare io è fare Medusa, sai? Vorrei fare Medusa Scarlet. Ma mi sa che è troppo presto fare una roba del genere, perché io qui posso seriamente vincere. Cioè basta che sposto due o tre volte la silk, che mi vado a finire sul party look al sesto turno e sono a cavallo. Quindi ha senso fargli solamente, cioè fargli Enchantress qui su Zabu. Non so se mi posso aspettare un Dark Oak, sai. Ma frate, ma giochiamo Cerebro a sto punto. Giochiamo Cerebro. Basta, dai. Giochiamo Cerebro, se mi fa la grazia al turno 5 di farmi uscire Mistica, che non me la sta facendo uscire dove mi serve a me. Faccio Whirlwarth. Ho capito. E allora, Yondu in questo... Cioè, nel Bardi Luke è fortissimo. Yondu è veramente forte, il Bardi Luke. Bello Lizard. Allora, sai che facciamo? Facciamo una bella cosa, sai. Facciamo una bella cosa, facciamo... Scarlet adesso? Non lo so. Sono indeciso su questa play, raga. Io posso fare Medusa qui intanto perché la faccio. E poi? Posso tentare di fare niente, perché Spider-Man mi serve qui. Per i suoi effetti ongoing. Eh sì, ongoing, on reveal. Potrei pensare di fare Lizard e Bastet. Ci abbracciamo e vediamo il turno 6 come la possiamo gestire. Eh sì, a sto punto farei così. La Scarlet la farei. Ok. Bello che vai lì, ci prendiamo anche la prima, sai. Quello che mi viene da fare da me. Cioè, è folle, frate. È folle come giocata. È folle fare una roba del genere, non so se ha molto senso, effettivamente. Però boh, io suppongo che lui vada a giocare qualcosa su Wakanda. Io suppongo questo. Proviamo, tanto che cazzo ci frega, dai. Alla fin fine. Perché quel... cioè, se... allora, non succede che non succede, perché secondo me il ragazzo c'ha altro da giocare. Però se anche questo game, Omega Red, mi vince l'ennesimo... Dovete farvi sto mazzo. Dici, io provo Mega Red e tu provi Licario. Hai fatto bene a fare una cosa del genere, perché guarda quanto va. Agente 10. E va a 10. Cazzolata. Bello però quel mazzo, vabbè. Cioè il ragazzo vi ha dato la dimostrazione del mazzo che vi dicevo io inizio il gioco dell'Helicarrier. Inizio il gioco, sì, vabbè, frate, sono tutto ubriaco. Capito? Cioè questo vuol dire giocare l'Helicarrier adesso, perché ti permette di fare il Devil Dinosauro a 17 il turno 6, ce l'hai, capito? Facendo Lady Sif, lui ha scartato, c'è anche Licantropus. Il Collector guarda quanto ha montato, a 9, che di che stiamo parlando? Allora, prima di tutto spero che tu non sia un bot, ma non credo, visto che c'hai anche dei numeri messi nel nome. Ant-Man. Oh. Ok, quindi io non dovrei fare Lizard lì. Anche Xandar, raga, anche Xandar è una location in cui non possiamo giocare nulla. Lo fa Lizard a destra. Carnage con Ant-Man. Allo stanza del pericolo, sai. Faccio Cerebro, faccio Mistica, mi devi dare in qualche modo Scarlet, perché no, sono fregato. Allora, Mistica.
Facciamo mistica, frate. Poi valutiamo se fare Enchantress in mezzo, eh. Dici che lo dovrei fare. Dici che lo dovrei fare. Sì. Assolutamente sì. E poi sono un coglione. Sono deficiente. Perché Rizza lo potevo fare in mezzo, visto che c'era Ant-Man, e fare Enchantress, capito? Sono altre cose. Queste sono altre cose. Ora, Medusa. Spider-Man. Sì. Ci sta? Dici Doc Ock. Beatma, ok. No, frate, mi ha preso Enchantress e non l'ho vista. Assurdo. Assurdo, almeno loccalo. Almeno loccalo, ma non con lui. No, frate, sto vedendo cose fuori dal normale. Per quanto mi riguarda, sto vedendo veramente cose fuori dal normale. Facciamo Doctor Doom. Doctor Doom non lo posso fare qui, altrimenti l'effetto di Siebro va tutto lì. Il che è già successo perché c'è Enchantress, vero? Sì, è già successo. Perfetto. E vabbè, Doctor Doom, frate. Doctor Doom pareggiava al centro e vediamo di cosa può combinare il ragazzo. È l'unica play che possiamo fare, dai. E peccato. Cioè, quel Doc Ock è stato fondamentale per lui. Vinto? Perso. Però vinciamo per differenza, GG, frate. Allora, al di là che siamo stati veramente molto sfortunati, posso vedere una cosa? Si può vedere l'8 location, se c'è? Frate, non c'è la hot location. Il cap, quante ne sa il cap giocare un Silver con Nidavellir come campo in tendenza? Vabbè, al di là della hot location, posso dire che ce la siamo cavata abbastanza bene con un mazzettino in cui ha brillato il grande Omega Red. Io vi consiglio di provarlo, di collaudarlo adesso che è fresco, adesso che è inizio season, che si possono collaudare veramente tanti mazzettini. E vi ricordo quel mazzettino che ci ha distrutto, che ci ha arato, delle Ricarrier, anche quello è un bel mazzo. Decidete il voto al mazzo. Io direi un bel 6,5 se lo porto a casa sto mazzettino. Bello. Il mezzo punto in più è perché mi ha divertito pure.